Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 19 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Contrarietà e soluzioni a pari merito. Contrariati dalla coppia Luna-Nettuno all'opposizione, sareste tentati di dare forfait già di primo mattino. Ma qui vi sbagliate, perché a darvi sostegno, oltre al trigono rassicurante dell'amico Plutone, entrano in scena il Sole, Mercurio e da stamani all'alba anche la bella Venere, tutti quanti in sestile, aspetto sempre dinamico e realizzativo, anche se il segno che li ospita, il Cancro, tende a fantasticare pigliandosela comoda. In primo piano i sentimenti, riscaldati dalla luna pomeridiana che si ricorda anche del sesso, fa bene il battito del cuore e l'appagamento emotivo, ma in barba alle alte temperature anche il Lettone reclama la sua parte. Accordo facilitato in seno a trattative, coltivare buone amicizie sia sul fronte lavorativo o finanziario vi fa sempre buon gioco, purché non siano mosse da sincera affettività. Litigi e instabilità nelle coppie. Alcuni partner soffrono dell'indifferenza dell'altro e potrebbero decidere di mollare. Possibili delusioni in amore anche a causa di progetti naufragati. Non sprecate molto del vostro tempo nel cercare di raccogliere consigli e giudizi su una questione sulla quale presto sarete chiamati a prendere una decisione. Chiedere consiglio va bene, ma senza esagerare. Luna che influenza il vostro stato d'animo, potreste avere dei momenti di scoraggiamento alternati a veri momenti di esaltazione, restate voi stessi e in serata proponetevi un po' di svago. La luna nel vostro cielo è splendida e luminosa, vi assicurerete per tutto il giorno una nuova e vitale energia che vi porterà ad essere pratici e iperattivi. Una persona amica vi aiuterà ad assolvere un compito gravoso e difficile che si prospetta. Abbiate fiducia e riponete le giuste speranze in questo aiuto tanto improvviso quanto efficace. Riconoscenza. Avete perso fin troppo tempo dietro agli amori impossibili. Non credete più alla favola di Cappuccetto Rosso. Non abbiate timore di prendere altri impegni, riuscirete a mantenere brillantemente anche questi. In fondo di energie ne avete, anche se a volte tendete a nasconderle. Buone prospettive per provare un miglioramento sul lavoro o negli affari. I transiti planetari oggi sono favorevoli per iniziative in ambito lavorativo o commerciale. È necessaria una forza rigeneratrice eccezionale, ne siete pienamente capaci e in grado di sostenere qualsiasi sacrificio. Ponete attenzione solo al fatto che i vostri sforzi devono essere mirati e concreti. Abitudini alimentari da rivedere e regolarizzare. Fate molta attenzione alla vostra dieta e alla regolarità dei vostri pasti. Potreste avere qualche danno se non ponete mano subito a una regolarizzazione alimentare. Dovreste ritrovare la limpidezza dei vostri pensieri, soprattutto in favore di chi vi sta intorno e vi vuole bene, che ultimamente non riesce a capire cosa vi passi per la testa. Dovete imparare a cavarvela da soli. Non potete sempre aspettare l'approvazione di qualcuno, altrimenti non sarete mai pronti a guidare gli altri con sicurezza. Una vasta gamma di tentazioni, cibo ed altre cose, vi si stanno per presentare questa oggi. Non abbiate paura degli eventuali conflitti con i vostri genitori o con i vostri figli. Equilibrio emotivo e capacità intellettuali di prim'ordine vi sostengono in questa giornata di mezza estate. Mercurio nel segno sensibile del Cancro, segno molto affine al vostro, vi illumina il cammino fornendovi intuizioni folgoranti che vi saranno utili in ogni settore. Agite con garbo, equilibrio e con un invidiabile e risoluto senso pratico in una questione familiare che mette in gioco interessi economici. Tutelare gli interessi di tutte le parti sarà il vostro pensiero dominante. Giornata così questo lunedì, inizia male facendovi temere per l'andamento di tutta la settimana, ma poi lentamente si raddrizza, quantomeno migliora un po' le pessime premesse iniziali. Contro di voi infatti la luna mattutina abbracciata a Nettuno all'opposizione, vero, in compenso a darvi manforte avrete il trigono di Plutone e il sestile del Sole e di Mercurio abbracciati in Cancro e raggiunti, fin dall'alba dalla bella Venere, che finalmente salta giù dall'altalena allo zenit per regalarvi almeno una tiepida amicizia.
ripresa pomeridiana anche sul versante luna che la smette di trattenervi legati con un filo di seta alla sedia a sdraio per farvi muovere un po' e se non sarete voi a camminare di buon passo o a praticare sport lo faranno almeno le vostre emozioni. Amore ed Eros. Prematuro parlare d'amore, specie se avete puntato troppo in alto e avete perso la vostra battaglia, ma una tenera amicizia quella sì che si affaccia all'orizzonte. Dipenderà tutto da voi, da come e con quanta pazienza la saprete coltivare per trasformarla in un sentimento più tenero e completo. Per ora con le amicizie accontentatevi di avere più confidenza, lasciandovi andare a raccontare anche qualche dettaglio in più. La vostra paura di essere chiacchierati vi ha resi diffidenti nei confronti di tutti, in primis il partner, allontanandovi dalla gente, non solo dagli altri ma anche da voi stessi. Rispetto al vostro comportamento i figli adolescenti vi giudicano, siate comprensivi nei loro confronti avviando possibilmente un rapporto più confidenziale anche con loro. Una notizia inattesa potrebbe darvi la giusta carica per affrontare il partner e chiarire una posizione scomoda. Un po' di distacco potrebbe aver contribuito a ridimensionare il tutto e abbassare la tensione. Il vostro slancio coinvolgente e vitale appassiona e seduce, ve ne state accorgendo sempre di più. Se affollate la schiera dei single, non dovete fare altro che mostrarvi come siete, farvi avanti con chi volete conquistare, con la forza del vostro carattere e il carisma che, in questo momento, uno strepitoso team Marte-Urano-Plutone, tra Toro e Capricorno vi fornisce. Ne sentite gli influssi, tuttavia a maggior ragione, se festeggiate il vostro compleanno nel mese di settembre. Lavoro e denaro? Un po' di difficoltà ci sono, soprattutto nel reperimento di materiali a costi accettabili, quanto ai costi dell'energia. Transeamus. Il futuro non lo vedete roseo sia sotto al profilo finanziario, che pandemico, ecco perché siete preoccupati e attraversando con lo sguardo l'estate puntate all'autunno. Vi sbagliate, in questo modo vi rovinate il presente e se riguardo al futuro potete fare poco o nulla. Con questo atteggiamento non fate che indebolirvi nel corpo e nello spirito. Su via un po' di grinta e reattività, i veri strateghi le munizioni le preparano con calma ma senza sclerare, prendete esempio. Fecondi scambi d'opinione tra colleghi, arrivano buone dritte di cui fare tesoro. Per chi ha deciso di mettersi in gioco facendo qualcosa di diverso, ecco che potrebbe esserci una sorpresa piacevole proprio quando meno ve l'aspettate. Le nuove esperienze sono favorite in questo momento. Una questione complicata che riguarda i rapporti tra i collaboratori o i colleghi si presenterà oggi in ufficio. Toccherà al vostro spirito conciliatore e alla vostra attitudine a saper smussare gli angoli, il compito, non sempre semplice, di minimizzare o annullare i contrasti. Benessere. Sensazione di malessere più psichico e interiore che fisico, nessuno vi potrebbe aiutare, neppure Freud, perciò da questo stato di cose dovete uscirne da soli. Quanto all'ipocondria rispetto al virus non avete tutti i torti, ormai è un dato di fatto e anche un vizietto, le cose vengono gestite male e poi ogni volta si piange sul latte versato. Ma non avete bisogno del placet governativo per mettervi la mascherina o sanificarvi col gel. Prima di tutto c'è la vostra testa, seguite quella. Leggeri fastidi e problemi di salute per chi soffre di allergie. Siete nervosi e aggressivi. Il vostro stress potrebbe essere peggiorato da recenti eccessi alimentari e vizi. Per lei, dall'amicizia all'amore è ormai solo un passo. Io vorrei, non vorrei. Ma se vuoi, cantava Battisti. Per lui, stretta sorveglianza sulle compagnie frequentate dai vostri ragazzi. L'estate libera tutti, ma fidarsi è bene. Non fidarsi è meglio. Colore delle emozioni, Bordeaux. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.